mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Accavederci, che mi chiede di parlare del film scritto e diretto e interpretato nel 1984 da Nanni Moretti, Bianca. Bianca è un film tra i migliori probabilmente di Nanni Moretti, un film dove l'ego del nostro Moretti esiste, ma comunque sta veramente al servizio di una storia surreale e grottesca, seppur insomma un'altra volta socialmente impegnata, perché il nostro, nel suo voler comunque far ridere, nel suo voler anche far pensare, riesce comunque ad essere intrigante anche e soprattutto come messa in scena. E qui siamo la storia è questa più o meno. Michela Picella è un giovane maestro di matematica che va a insegnare in una squadra completamente folle, dove al posto del Presidente della Repubblica c'è Dino Zoff sulla parete, dove studiano Gino Paoli invece di filosofia. Una scuola completamente folle. In più cosa succede? Il nostro è un igienista, uno pieno di fobie, un perfezionista, controlla sempre gli altri, controlla tutti, scruta la vita degli altri per non vivere forse la propria. E in mezzo a tutto questo cosa succede? Iniziano a venire strani omicidi legati appunto anche al nostro professore, visto che incominciano a morire i suoi vicini di casa, alcuni suoi amici. La polizia comincia a pensare che possa essere lui, che intanto ha instaurato una relazione sentimentale con questa Bianca, che poi è una bellissima Laura Morante. Allora, è un film molto bello, secondo me uno dei migliori di Nanni Moretti, un film incredibile che passa dalla commedia al dramma in modo semplicissimo, grazie a una recitazione straordinaria, un modo surreale e grottesco di mettere in scena qualcosa, sì, ma in modo così anche originale all'epoca. Molti premi vinti per questo film, è un film grandioso, secondo me un capolavoro del cinema italiano degli anni Ottanta, un vero filmone, un film dove il personaggio di Nanni Moretti ha dentro di sé tutto il malessere del mondo, in un certo senso tutto l'idea appunto della perfezione che non esisterà mai, tutti i suoi ambigui feticismi, tutto il malessere che prova, tutte le sue fobie, tutto ciò che ne sconvolge l'equilibrio della sua mente è incredibilmente rimesso in scena da un Moretti, sì, verboso come al solito, ma che usa la macchina da presa in modo ancora migliore dei suoi film precedenti. La Morante poi è bravissima, il film vola via, che è una bellezza. E questo è un film proprio tra i più suoi riusciti, un film popolare in un certo senso, un film comprensibile, certo, pieno zeppo di rimandi a un certo tipo di cinema alto, ma che si abbassa appunto a parlare a chiunque. E stavolta Moretti quindi riesce a portare il suo personaggio ad essere molto meno antipatico e molto più assurdo, ecco, e quindi quasi nichettiano in un certo senso. Un film veramente sperimentale sotto certi punti di vista e completamente folle, come ho detto, nella messa in scena di alcune scelte proprio scenografiche. Insomma, un film che riesce a parlare di morale, di scandalo, di vergogna e di come tutto questo sia in realtà molto vicino e distanziato da poche e piccole scelte o cose che accadono nella vita. Di più non vi voglio vedere, perché magari ho visto Bianca di Nanni Moretti, non l'ha visto un cazzo di nessuno se non gli amanti di Nanni Moretti. Ecco, era un provocatore. Questo Bianca è un film che provoca tantissimo, provoca proprio sensazione di malessere, provoca lo spettatore nel cercare di capire determinati personaggi e lo provoca anche intellettualmente, proprio perché, come ho detto, non sembra di essere così alto, ma in realtà ha bisogno di un certo tipo di cultura per essere compreso appieno. Cultura che il film però ti porta ad andare a cercare, anche se non ce l'hai, cosa quindi fantastica. Qui sotto c'è il link, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che dovete fare, ma soprattutto non disdegnate un grandissimo come Nanni Moretti, che in carriera ha fatto almeno 4-5 capolavori e poi sempre bei film, perché comunque un film brutto di Nanni Moretti non esiste, sia chiaro.